Bentornati ragazzi, senza perderci in chiacchiere, bentornati alla Reguida di Spiro 3, un nuovo episodio. Quest'oggi facciamo Fabbrica di Insetti Robot, l'ultimo livello di Sparks. Ah no 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 no, non ti incastrare sui muri, dai. Allora, Fabbrica di Insetti Robot è pensata abbastanza per farti perdere tempo, devo dire. Cominciamo subito con questo insetto che, maledizione, continua a correre in giro. Sì, lo so che si possono sparare le palle di fuoco, però io non ci riesco a sparargli le palle di fuoco e tenerlo lontano dalla chiave abbastanza da scappare via. Allora, dai, su. Perfetto, allora andiamo di qua adesso, su. Questo livello è abbastanza, mamma mia, tosto. Ecco, vai, subito il primo danno, ma porca. Qui devo fare le cose con molta cautela. Devo fare le cose con molta cautela in questo livello, perché qui come ti giri muori, almeno per me. Cioè, Fabbrica di Insetti Robot mi è sempre stato difficile completarlo senza fare tante morti, ecco. Vai, presa la chiave subito, grande. Ora mangiamo la farfallina. Buon appetito! E andiamo avanti. Allora, qui i nemici un po' più forti sono gli scarafaggi verdi, ecco, che sparano pure. Madonna, le palle di fuoco. Bisogna stare attenti qui. Ah, le coccinelle qui continuano ad arrivare. Segno che là c'è una mosca robot. C'è un moscone robot che le continua a sparare. Non avanzate voi là dietro. Guardate, non avanzate. Ve lo dico su, fin da subito. Prendiamo posizione. Non avanzate. Ok, bene. Qui. Di qua. Adesso prendiamo queste gemme. Ecco, sto solo facendo la telecronaca inutile. Di qui, di qua, di su, di giù. No, non devi mangiare la farfallina quella lì sparsa, accidenti. Perché ora se... Ah, qui però non... Aspetta un attimo, andiamo addosso al tizio, vai, così non mi dà problemi. Qui distruggiamo un attimo tutte le coccinelle robot che si può. Direi che ci siamo, ok. Ci siamo sgomberati un po' il campo. Ora possiamo prendere il ladruncolo senza problemi. No! Che a me questo insetto blu mi sa tanto di una versione insetto dei ladri di uova. Ok, vai, chiave ripresa. Qual è che apre però? Mi sa tanto una versione insetto dei ladri di uova, perché... Non lo so, solo blu corrono, hanno rubato qualcosa che devi riprendere, ma forse sono io che sto correndo troppo con l'immaginazione. Però questi insetti blu, oh, sempre una versione insetto dei ladri di uova per me, eh. A parte che i ladri di uova poi, ragazzi, rubavano anche le chiavi nei primi giochi, eh. Dai, eccone un altro. Madonna, però non spara mai dritte ste palle di fuoco. Guarda, no, no, ci scappa sempre. Vai, preso, ok. Adesso quale aprirà? Questa? No, questa. Ah, ecco, però ho fatto bene ad andare qui, vedi? Gemme, vai. Ora dov'è che devo andare? Qui, ecco, perfetto. Oh, madonina. Aiuto. Qui ho fatto. Sto rischiando grosso. Aspetta, distruggi. Perfetto, vai. Oh, una farfallina con un super potere, vai. È quella verde, quella con lo sparo d'onda, quindi. Magna. E un altro ladro di chiavi. Perfetto. Oh, dicevo che questa tattica non mi riesce, invece ora la sto usando praticamente sempre. E mi sta riuscendo. No! Maledizione, quando ti occupi di queste orde c'è sempre quell'unico babbeo che sopravvive e te la fa alle spalle. Ma porca. Dai, su. Allora, là a fianco mi sembra c'è l'entrata per il boss, solo che dobbiamo fare ancora un po' di cosette, prima di andare. Vai, perfetto. Prendi le gemme, su, bravo. Allora. No, 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 prendi questa, vai. Ok, un po' di vita che non fa male. Ecco qui. Qui mi serve per forza, vai. Dai. Dai, no, no, no. Fermi tutti. No, no, non finirà così, eh. Sono andato veramente alla grande, dai. Ok. Dai, 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 fermi tutti. Allora, qui
riesco a fare adesso, eh. Dai, su. Coraggio, perfetto, vai. Vai. Ora si prende la chiave e possiamo affrontare il boss. Dai. Eccoci qua, vai, col boss. Però non ci sono gemme qui. Eh no. Devo aver lasciato qualche gemma indietro. Devo aver lasciato qualche gemma indietro. No, ecco, mi ha ammazzato. Mannaggia. Ah, non posso. Bene, allora vediamo un po' un attimo Atlante. Ma no, ho lasciato qualche gemma indietro. Eh sì. Mondi di Sparks 780. Eh sì, devo averne lasciata. Ne ho lasciate due gialle. Devo averne lasciate per forza, sì. Due gialle, va bene, dai, magari ci diamo un'occhiata dopo. Allora, facciamo attenzione che poi si divide in due questo bastardo, me lo ricordo benissimo, dai. Continuiamo a sparargli così. Occhio agli aculei che lancia dalla testa. Ecco, si è già diviso in due. Sì, e però... Ma co... Oh, e dai! Cioè, tutti in fila, ma porca! Cioè, non è possibile che non lo sto prendendo neanche una volta. Qua rompe tutta l'area. Io sparo per tutta l'area e non li becca neanche un proiettile. No, ma stiamo scherzando, dai. Ah. Ma come? Ma non era neanche nel lightbox. Ma fammi il favore, dai. Ma no, però, come al solito, che cazzo, dai. No, allora, mi ha fregato quel punto in cui... Accidenti... Allora, mi ha fregato lì quel punto in cui mi hanno preso 50 aghi tutti insieme. Per un'assurda coincidenza, io non so neanche come mai. Dai. Ma dai. Non è possibile, però. Cazzo, parto bene e poi finisco sempre malissimo, eh. Dai, su, stavolta ce la possiamo fare. Come? Ancora? Dai, no, no, no. Cioè, ma com'è possibile? Scusate, però, cioè io? Allora, però, non è possibile, loro abitano tutto, io mi devo prendere tutto? E vabbè, dai, un'altra sconfitta, ma non è possibile così, però! Madonna! Com'è che sto perdendo continuamente contro questa merda, che non conta niente, è solo una stupida merda? Vabbè, allora cambiamo strategia, non lo so, dopo quando si divide in due, io non lo so. Dai, che cavolo però. Scappa, 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 scappa. Dai, ma non è possibile che colpiscano. Cazzo, ma i loro attacchi vanno sempre a segno, io sparo un sacco di cose e non ne colpisco neanche uno, ma porca! Dai! Cazzo, com'è che no? Uno è sconfitto almeno, Diami. No! Perché? Basta! Cioè, com'è possibile? Scusa, deve essere sullo schermo per essere colpito. Io non ho capito questa cazzata, Madonna, dai! Hai rotto! Ma com'è possibile che le stia evitando tutte? Ora basta, Dai! Muori, bastardo, veramente, guarda! Muori, pazzo bastardo, madonna! Annabelle, allora, qui... Ho lasciato due gemme, ecco, lasciare due gemme nei livelli di Sparks è proprio una cosa inammissibile. Allora... Andiamo un attimo a vedere in giro dove può essere le due gemme. Su, un giretto rapido. Allora, qui niente. Tanto i livelli Sparks sono brevi, Dai, c'ho anche un po' di minuti per controllare dove. Allora, qui in quest'area niente. Secondo me nell'area grande. Vogliamo andare a dare un'occhiata? Io dico di sì. Non c'è altra scelta anche. Allora, dai. Ok, se spunta qualche maledetto insetto non deve esserci problema. Ah, ecco.
Però ne ho lasciati ancora. Saranno altre due blu allora. Qui no. Qui no. Vabbè, tanto è un livello non tanto lungo. Dovrebbero sbucare fuori. Eccole qua, vai. Andavo troppo di fretta, ma alla fine tutto recuperato. 200 su 200. Grande. Si poteva durare almeno sto episodio, ma quel boss mi ha fatto dannare. Non capisco neanche come mai. Era relativamente semplice alla fine. Allora, ho urlato come un matto e voi avete perso la funzionalità degli ossicini dell'orecchio per la 47esima volta. No, c'era anche la citazione a Sonic nel livello Isole di Cristallo di Riccone, cazzo. Vabbè, dai. L'ultimo uovo aveva probabilmente un po' di magia extra, perché ha dato a Sparks due nuove abilità. Ora può aprire i forzieri dei tesori e usando l'Atlante può teletrasportarti in qualsiasi livello. Seleziona il livello in cui vuoi andare e premi il tasto quadrato. Va bene, ecco, pur di mostrare l'abilità di Sparks, adesso, nei livelli che andremo a fare, ho perso tante citazioni e cutscene, mi sa. Vabbè, comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con le Isole di Cristallo, un altro livello che profondamente amo e adoro. Ciao a tutti e alla prossima!